Questo è uno dei 30 modi che andremo a vedere quest'oggi per uccidermi su Minecraft. E fidatevi che ciò che accadrà in questo video sarà molto particolare e morirò tante volte. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like, se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto che non costa nulla. Ma detto questo, andiamo a morire. Signori e signore, eccoci qua con di nuovo queste mappe che voi avete tanto amato, ovvero quelle in cui ci sono tanti modi per farmi schiattare, ma che voi amate proprio per questo. Oggi siamo qua col terzo episodio e oggi andremo a vedere ben 30 modi per farmi fuori su Minecraft. Ora io non so il perché a voi piaccia così tanto vedermi schiattare, ma a quanto pare avete un certo piacere nel vederlo, quindi proprio per questo vi accontenterò. Detto ciò, partiamo col primo livello in cui abbiamo dei blocchi in ferro e delle scale, quindi immagino che quello che dobbiamo fare è molto semplicemente salire queste scale. E beh, quello che dobbiamo fare è salire e poi, come se fossimo su una piscina senza l'acqua, lanciarci e aspettare di morire. Quindi sì, diciamo che è un procedimento che richiederà molto molto tempo, calcolando anche l'altezza di questo buco. Ok, teoricamente mancano giusto gli ultimi due saltini, almeno spero, perché se dovesse mancare un salto in più potrei arrabbiarmi. Infatti rimango con mezzo cuore. Quindi ultimo salto col 360 e andiamo al prossimo livello, nel quale abbiamo nulla, acqua, ok. E presuppongo che quello che io debba fare in questo livello è chiudermi, ecco, in questa maniera. Magari un po' di luce la voglio, grazie. E a questo punto molto semplicemente, ecco, aspettare la mia fine. Quindi sì, non rimane altro che aspettare. Ok, finalmente stiamo iniziando a prendere danno, quindi non dovrebbe rimanere tanto su questo livello. E siamo ufficialmente schiattati, quindi il livello numero 3, in cui ho visto dietro di me tipo, ecco, una cosa molto profonda. Quindi presuppongo che io debba fare un dropper. No, non funziona così. Aspetta, là c'è un buco. Ok, così e nella là. Maledizione a me. Ce la devo fare, ok. Scendi di qua e ora devo centrare quel buco di lava. Ok, così. Fermo, ok. Muori, sì, ok. Anche questo livello è passato. Ora abbiamo il livello numero 4 che ci dice antigravità. Antigravity potion. Non capisco a cosa mi dovrebbe servire, ma comunque lanciamocela. E quello che accade è che si è flippato da sopra a sotto la mappa. E rimane comunque che io non so cosa debba fare. Cosa diavolo dovrei fare, muoio? Penso di aver capito. Sì, devo fare un po', ecco, avanti e indietro, come si suol dire, finché non schiatterò, ecco. Quindi la pozione. Ho perso la pozione. Estremi rimedi in maniere forti. Che ti devo dire? E siamo morti anche qua, in maniera un po', ecco, non legittima, ma siamo morti e questo è l'importante. Adesso abbiamo la redstone contraption, quindi presuppongo che anche qua quello che io devo fare è semplicemente posizionare dei bei dispenser di fronte a me, da entrambi i lati ovviamente, lanciarci un po' di frecce in ogni dispenser. Ora evitare che io possa fuggire in questa maniera e a questo punto collegare il tutto con della bellissima redstone. Quindi fammo un bel sistema, magari evitando di toccare la pressure plate. E esattamente così, leviamo anche questa pressure e ora non rimane altro che fare un piccolo tick di redstone, ovvero così, due pezzettini qua e qua. Ora torcia rompe subito, abbiamo il tick. E ora non rimane altro che posizionare un pezzettino di redstone lì. E beh, ora rimane solo da aspettare di schiattare. Quindi, oh, scusami, volevo dire ora. Livello numero 6, The Ball. Ah, la fireball, facilissimo sto livello. Devo farmi alla flambé, come si suol dire. Quindi una bella cottura a puntino mi farà passare al prossimo livello. Almeno questo è quello che spero. E direi che sta funzionando alla perfezione. Bene, in questo livello quello che abbiamo da fare è avere un albero. Quindi non so cosa mi possa servire. Abbiamo un'ascia, quindi presuppongo che debba semplicemente è la 60esima volta che ci scasco nello stesso modo. Ma anche qua siamo morti, quindi a noi ci va bene. Bene, adesso abbiamo un anvil e beh, un piccone. Quindi cosa fare in questi casi? Posizionarsi l'anvil esattamente sopra la testa e aspettare che ti colpisca per poi romperla, riposizionarla e schiattare. Diciamo che questo livello è stato fin troppo facile. Ma adesso abbiamo i blocchi di ferro, un letto e nient'altro. Cioè,
Ah, devo cambiare da notte a giorno, in modo che nel momento in cui io spawno, presuppongo che quello che debba accadere è che io muoia soffocato. Quindi tipo, se riesco ad andare a dormire, dovrei in teoria morire nel momento in cui viene giorno. Molto facile, pensavo che dovessi fare molto cose molto più complesse, ma è stato fin troppo facile, ecco. Livello 10, il Nether, ok? Portale, piccone. Beh, non penso che qua ci sia anche solo da ragionare. Sì, ma se io sapessi fare magari un portale nella mia vita sarebbe una cosa ottima. Ok, così, accendiamolo, andiamo nel Nether. E ora, molto semplicemente, ci buttiamo qua sotto. E non ho preso danno. Questa cosa è alquanto strana, ma non mi faccio domande. E usufruiamo di questa bellissima lava. Passiamo immediatamente al prossimo livello. The end. Ah, non è la fine, ma non mi interessa. A me basta che ci muoia. Quindi, nulla di più facile. Andiamo a creare dei bellissimi Ender Eye. Li andiamo a posizionare tutti qua all'interno. E a questo punto andiamo nell'end. E ora, come se non ci fosse un domani, andiamoci a scavare un bel tunnel in questa direzione. E abbiamo direttamente un buco che ci porta alla nostra morte. E io non capisco perché scompaio. Vabbè, ma comunque anche qua siamo morti. Ok, incidente. Vabbè, cosa dire? Arco, ok, magari calibrando giusto la freccia. Giusto detto. Devo ittarmi fino a quando non scatterò. Quindi nulla di più facile. Ed ecco perché si chiama l'incidente dell'arciere. Perché quello che devo fare è letteralmente frecciarmi da solo. Magari, ecco, se non si incastrassero tutte nel soffitto sarebbe meglio. Quindi cortesemente, magari non è impossibile, se vanno a incastrare tutte nel soffitto. Ok, le ultime frecce. Dovrebbe mancare poco, vero? Ok, ultime due, ultima, a posto. Livello 13, fame. Ok, ecco, infatti come immaginavo. Quindi devo morire di fame? Direi proprio di sì. E come morire di fame? Prima di tutto devo consumarla. E quindi sì, ecco come consumarla. Ora non possiamo neanche più correre. Abbiamo finito, ora dovrei iniziare a prendere danno, vero? Ok, perfetto, quindi niente, ora mi tocca solo aspettare. Bene, ultimo cuore esattamente da ora. Quindi aspettiamo di andare al mezzo cuore. Ora al prossimo hit saremo morti. Perfetto, quindi next level. Ender Pearl, ok. Abbiamo un bel po' di Ender Pearl. Come morire con delle Ender Pearl? Potremmo anche fare in questa maniera molto semplice. Buggarci all'interno del vetro se riuscissi e buttarci nel void. Ma come avete capito posso anche morire semplicemente facendo tipo una roba yoink e siamo morti. Quindi livello numero 15, pozioni, ok. Abbiamo un bel po' di roba. E non capisco cosa io debba fare. Beviamo queste pozioni. Non fanno nulla? È semplice acqua? Ah, ok, ognuna di queste dà un effetto randomico. Questo ci dà poison. Questa non ci dà nulla. Quindi dobbiamo un po' andare a sentimento, ecco. Ok, questa ci dà slowness. Nulla, ci dà anzi mining fatigue. Hunger. Ah, ed ecco la pozione di danno con la quale possiamo passare al prossimo livello, nel quale dobbiamo soffocare. Quindi, beh, nulla di più semplice anche qua. Due pezzettini di sabbia e ci vediamo nell'altro mondo. Quindi, ecco, sto diventando un po' l'egiziano dopo una tempesta di sabbia. Quindi, sì, no, direi che sta funzionando estremamente bene. Ma in tutto ciò ci troviamo solo e unicamente al livello 17. Ce ne mancano ancora quasi 15 prima di aver fatto tutta la mappa. E io mi chiedo ancora perché io mi metto a vedere queste mappe. Cioè, perché? Perché non potete farle voi? No, non le devo fare io al posto vostro. Ma comunque, qua ora cosa dovrei fare? Cioè, non c'è nulla. Lì c'è un cartello, lì c'è una scritta. E io non ho nulla da fare, a meno che non mi butti tipo, ecco, in questa maniera. È stato così semplice? E per la prima volta nella nostra vita siamo stati noi a essere trollati. Questa cosa è molto imbarazzante. Ma comunque siamo a livello numero 18, nel quale abbiamo un bel po' di ingredienti per pozioni. Abbiamo, vero che abbiamo dell'acqua? Spero di sì, vero? Vero che abbiamo dell'acqua? Perfetto. A questo punto andiamoci a creare delle belle pozioni con un bellissimo occhio fermentato. Presumo che devo andare prima a creare una pozione di instant health, poi unirci queste. Teoricamente dovrebbe venire fuori la pozione che serve a noi, o almeno così spero, perché mi dimentico sempre crafting. Ora andiamoci a
finire l'occhio fermentato con il quale in teoria dovremmo andare a creare la pozione di danno. Ma alla fine è solo una teoria perché mi dimentico sempre i crafting, quindi incrociamo le dita. Ok, fra 3, 2, 1 e abbiamo le pozioni di instant damage, quindi beviamocele, gustiamocele per benino queste pozioni iper mega succulente. E non mi bastano. Senti, non ci voglio di crearne altre. Facciamo alla solita vecchia maniera. Alla fine l'importante è morire. Quindi livello numero 19. Guarda sopra. Oh, ah, quindi tipo ho capito, quindi premi quello. Io mi metto qua. Ah, così capisco. E non sono neanche morto. Ma mi prendi? No, no, no. Dove stanno ste... Vabbè, sono morto. Livello numero... Ma io non ci credo, ma manco il tempo di leggere il numero del livello. Beh, è scoppiato anche il mondo a sto punto. Vabbè, il livello numero 20 è stato abbastanza semplice e veloce. Cioè, letteralmente sono spawnato e sono morto, quindi ci va bene così. Ma adesso siamo al livello numero 21, nel quale abbiamo un maiale, una sella e una carota. Presuppongo che molto semplicemente devo piazzare il nostro maialino in questa posizione, metterci la sella, cavalcarlo. E ora... Maiale, ma, maiale, dovresti... Signor maiale, dovremmo andare di là. Guarda che se io ti parlo, mi devi obbedire. Allora, o sei un maiale con problemi, o non... Cioè, capito, questo è un maiale problematico. Proviamo con un altro maiale. E anche questo è problematico. Magari non gli piace questo tipo di carote. Proviamo con un altro tipo di carota. Nemmeno. Magari ancora il maiale? È il 70° maiale che provo e ancora non funziona. Ma perché? Ascoltate, se essendo che voi maiali a quanto pare siete non poco rotti, ma perché non vai? Devi andare. Oh, lui va. Lui è più forte. Ti prego, vai. Non so come se ha deciso di funzionare. Bravo piccolo maiale, vai, vai. Corri, corri piccolo maialino. Portami alla libertà. No, aspetta. Volevo salvarti a te in realtà, però mi sa che anche lui viene con noi. E passiamo al livello numero 22, in cui, beh, no, nulla di più semplice. Glitch, spawn horse. Oh, ah, mi sa che questo cavallo farà una brutta fine. Amico mio, sì, ascolta, so che è brutto, ma come si suol dire, mi dispiace per ciò che ti attende. Te cerca di salvarti, ti auguro che ti salvi. Ma noi nel frattempo passiamo al livello numero 23, nel quale abbiamo... ah, penso che debba premere questo bottone e che qualcosa mi cadrà in testa, vero? Presuppongo? Ah, sempre con delle belle TNT piovuto in testa, bello. Ma adesso siamo al nostro livello, ovvero il livello numero 24. E se in questo livello non morirò entro 5 secondi, potrebbe perdere il valore del numero 24. Ma a quanto pare in questo livello non c'è nulla di più facile. Ci basta abbracciare strettamente questo cactus e andremo dritti dritti nell'oltretomba, ecco. Ma usciti... Ah, neanche il tempo di dire la frase, ecco, cioè... Questo livello è stato, doveva essere il 24. Ma comunque livello numero 26. Musica letale. Ok, cosa diavolo dovrei fare? Lì c'è un command block. E io cosa dovrei fare? Premere questo bottone che mi dà un disco che devo andare a immagine a inserire qua dentro e che mi ammazza. Livello numero 27. Sempre più vicini alla numero 30. Quindi vediamo un po' cosa ci tocca fare in questo livello. Non lo capisco. Cioè, qua abbiamo un camino e penso che debba rompere questo. Presuppongo. Oppure premere tipo questo che mi dà un accendino. Quindi immagino che devo bruciare. E vabbè, a sto giro facciamo una cottura al fumo. Prima l'abbiamo fatta alla flamme. A sto giro una bella cottura al fumo. Che anche questa non è male, non è male. Ma ora siamo al terzultimo livello, ovvero il livello 28, nel quale penso che dobbiamo farci attaccare dai lupi. Ma non so. Ah, così. Ok, signori lupi, allora avete una missione molto semplice quest'oggi. Non dovete fare altro che... Voi tenetevi gli altri, farmi fuori. Ammazzatemi, distruggetemi. Non lasciate neanche un pezzo. Perfetto, bravissimi. Ma ora noi passiamo al livello numero 29. Copy of 28, cioè... Ah. Sempre in questa maniera molto semplice, immagino che io debba morire. Quindi un pochino di pigmen, sempre molto disponibili. E a questo punto tiriamo una piccola hit e non esisteremo proprio più. Cioè, è finita, game over, ciao ciao. E ora siamo all'ultimo livello, ovvero il 30. Ok, Dumb from the Form... Storm, cosa c'entra la Storm? Cioè, non capisco. Beh, mi è arrivato un fulmine in testa.
Ah, ogni volta che premo il bottone mi arriva un fulmine in testa. Quindi, come prima, guardiamo tutti i livelli che abbiamo sorpassato con tanta fatica e tanto dolore da parte del mio personaggio che voi non sentite, ma io sento. Direi che è giunta l'ora di dire addio a questa mappa. Quindi muoviti, premi, voglio... Oh, grazie mille. E abbiamo ufficialmente finito. Mi dice che devo premere questo bottone? Proviamo. Oh, ok, e ora? Cosa dovrebbe accadere? Cioè, premendo questi bottoni faccio qualcosa? Se sento solo molti fulmini, presuppongo che non facciano nulla. Ma comunque rimane il discorso che abbiamo ufficialmente finito questa mappa. E direi anche meno male, perché non ce la facevo più a morire. Quindi, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un commentino qua sotto. Ma detto questo, ci vediamo alla prossima, sperando che non mi debba più rompere delle ossa. Quindi, ciao!